Buonasera a tutti, ben ritrovati all'Agendina. Stasera ospite l'ospite è Simonetta di Zanutto, che è travel blogger. Che vuol dire? Che vuol dire che ho un blog di viaggi. Un blog di viaggi, che sì. sei una viaggiatrice fin dall'età di 12 anni, ho letto. Ma idealmente forse anche da prima perché comunque mi è sempre piaciuto ehm, scoprire luoghi lontani, culture diverse, sono sempre stata molto curiosa fino effettivamente da, da bambina molto piccola quando mi perdevo nelle campagne de, del Friuli, quindi i posti o poi, quando mi leggevo insomma le riviste. Ho letto e, che un viaggio a Roma ti ha, ha assolutamente, ha ufficializzato questa tua passione. <ride> il e poi primo ti, viaggio in aereo. Il primo viaggio regalato. in aereo, 12 anni per l'appunto e, e poi Via, via dove? Via ovunque ci sia la, la possibilità di andare, insomma, dai posti lontani e vicini. No, non sempre eh, la vita è densa di cose, no? quindi non si può sempre viaggiare eh, quanto spesso si vorrebbe, eh, quanto lontano, quanto vicino si vorrebbe. Quindi ogni occasione è buona eh, per quanto insomma, mi ha sempre riguardato eh, per, per, per partire. Negli ultimi anni diciamo che ho, che ho cercato di trovare ritagliarmi un po' più di, di ritagliarmi appunto un po' più di tempo. E, e quindi di viaggiare ogni volta che ne ho la possibilità. Ho capito, vediamo qualche domanda stupida. Per fare le domande stupide però bisogna avere un'investitura culturale di un certo livello. Questo si chiama eh, Josef Kudelka ed è un grande fotografo che ha fotografato la primavera oh. di Praga in particolare, quindi, sì. quindi è molto vicino al tuo, al tuo modo di essere. Dice io viaggio per non diventare cieco. Eh, la domanda è me. perché si viaggia? <ride> Sicuramente. Eh, per, per imparare eh, a osservare, a, no, non solo a guardare, ma a osservare appunto, a non, a non diventare ciechi. Sicuramente animati da, eh, da spirito, come dicevo prima, di, di curiosità, eh, ma anche proprio da, da desiderio di capire meglio uh, forse le, le, mh, eh, le altre persone che vivono in luoghi diversi dai nostri, che possono essere vicinissimi oppure lontanissimi. Io amo molto eh, l'Europa dell'Est perché forse vivendo eh, in una, una città, insomma in una regione di confine, ho sempre avuto la curiosità di capire cosa ci fosse oltre questo confine che tanti avevano o paura di varcare oppure magari disinteresse, no? perché tanto cosa vai a vedere di là, no? non c'è nulla. Eh, sia ovviamente andare ancora più, più lontano, io adoro moltissimo l'Asia, l'Australia. L'Australia era un sogno, era un sogno un che... fin da piccola, ma sicuramente molto anche l'Asia, il Medio Oriente. E, forse questa è anche un po' una deformazione professionale, no? Secondo me i giornalisti assomigliano abbastanza ai viaggiatori, hanno un po' alcune caratteristiche Alcuni. che li accomunano. non sono particolarmente sedentari direi. <ride> Però in teoria, ecco, mettiamola così, eh, uno vuole andare. Andare a vedere con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie quello che c'è, no? essere fonte diretta eh, per poi poterlo, beh, per poter capire qualcosa in più innanzitutto, certo, no? te certo, stesso, certo. e poi poterlo raccontare agli altri. facciamo una domanda all'incontrario, cosa pensano di te e dell'Italia, eh, le persone che incontri, la gente che vedi? Ah, questo è divertentissimo, è eh, una questo. delle cose più divertenti dei viaggi, perché appunto un viaggiatore, ma anche insomma, un giornalista, va a vedere gli altri e molto spesso quando arrivi nei vari paesi. Scopri che gli altri sei tu. E quindi non so, mi viene in mente il caso eclatante dell'Iran, che da poco tempo si è aperto chiaramente al turismo, eh, dove tantissime persone, famiglie intere, eh, persone di, di, ogni, di ogni età, insomma, da, da, dalle ragazze appunto alle famiglie, eh, ti fermano perché vogliono fare una foto con te. Effettivamente ti rendi conto che in quel momento. è una cosa soggettiva adesso tu... senza far complimenti, no, 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 no? Magari se ci vado io la foto con me non la fanno, ti assicuro che non è così, la farebbero anche con te, ne sono convinta. Sono così messi male, sono molto curiosi degli altri, forse, forse a pizza. differenza nostra. Ma l'Italia è mandolino pizza sole o spread? Eh, Salvini, eh, cosa, cosa trovi? Allora, eh, ai tempi di Berlusconi, in, eh, ad Berlusconi. Amsterdam eh, mi è stata fatta la battuta su Berlusconi, però l'Italia all'estero è soprattutto bellezza bellezza artistica e architettonica, moltissimi si stupiscono eh, che gli italiani vadano a vedere il resto del mondo visto che l'Italia è così bella, quindi questa è una delle cose che, che ho trovato più, più frequentemente, eh, soprattutto nell'Europa dell'Est, non so, mi viene in mente la Bulgaria ad esempio, o in altri posti, eh, molte persone ti fermano e dicono, ma come, dall'Italia, ma cosa ci venite a fare qua? Perché loro stessi ancora non sono consapevoli magari... Ho capito, comunque la questione politica non se la pongono assolutamente... No... Direi che l'Italia è vista soprattutto ancora eh, come, come patrimonio culturale, forse è quello che noi magari vediamo di meno, non lo so, come patrimonio Beh, però artistico. Poi, poi architettonico. Ci sarà qualche domanda anche sull'Italia perché hai viaggiato ovviamente anche in Italia, però una cosa che, che è curiosa che mi stai dicendo, questa della bellezza, no? tu dici di amare i luoghi in cui la bellezza non è appariscente, cosa vuol dire? È l'esatto contrario di quel che stavi affermando per gli altri. È vero. Eh, allora, è ovvio che chiunque, eh, almeno insomma, penso la maggior parte delle persone hanno desiderio di, non so, di andare a Parigi, di andare a Londra, andare, sono capitali splendide, sono luoghi bellissimi, con tantissime cose belle. Però questa così, mia curiosità un po' particolare mi porta a, a interessarmi anche a luoghi che normalmente vengono snobbati, perché sottovalutati, perché io sono abbastanza convinta che qualcosa di bello ci sia ovunque. E quindi mi, mi piace, mi interessa particolarmente eh, andare a vedere luoghi che, che, che normalmente insomma, le persone snobbano perché sono meno, meno famosi. No? E, e trovare qualcosa di bello anche lì e poterlo raccontare e devo dire che mi fa piacere poi quando qualcuno magari si fida eh, no? di, del, del mio racconto cioè, e ci va a sua volta tu metteresti in relazione povertà con bellezza mm. Sto sempre. parlando dei paesi dell'est, uh, dico la Bosnia e Erzegovina, eh, dico la Macedonia, non lo so certo. se c'è. Eh, luoghi: Il Kosovo, l'Albania, certo. sono luoghi che evidentemente come si dice, hanno un pil eh, un po' diverso dal nostro. Decisamente. Ecco, allora forse il fatto di essere incontaminati dal. Capitale, sì. forse regala ancora sprazzi di bellezza che abbiamo perso. E che, che, sono, che sono più autentici. Sì. In realtà anche l'Asia, alcuni luoghi dell'Asia, sono molto poveri. Però in questo caso sono più famosi. Eh, quindi magari le persone ci vanno, eh, ci vanno più frequentemente. Eh, sono sono reduce da un viaggio in Malesia, eh, che, che comunque è un paese assolutamente turistico, insomma frequentato dai turisti, però si spende pochissimo. Eh, quindi, sì e no. Per quanto riguarda l'Europa dell'Est, probabilmente, o almeno tanti luoghi dell'Europa dell'Est, eh, sì, eh, un po' per il pil, un po' forse insomma, per la storia, no? e eh, eh, quindi eh, il, il fatto che molti di questi paesi escano da un periodo socialista, insomma, comunista molto lungo, il nostro immaginario è ancora fermo a quelle città grigie e uniformi, senza dimenticare però, cioè dimenticando che in realtà sono passati vent'anni e più. Certo. E qualcosa è successo. Certo. Ecco, quel qualcosa è successo a me incuriosisce ho, andare a vedere... Ho andare a vedere come, è. come si fa a spendere poco? Perché tu dici io faccio viaggi low cost, ma low cost in Australia credo che sia un, un azzardo ecco. Allora, se, se è riferito appunto alla Bosnia e Zegovina, indubbiamente, come sempre, insomma, ci sono i parametri. Però penso che anche, anche in Australia eh, di, di aver speso meno di, 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 di tanti altri. Insomma, poi non è una gara, eh, ci mancherebbe, ognuno ha, ha il, proprio, eh, insomma, il proprio range, diciamo no, di, di, di spesa. Io amo organizzare i viaggi da sola, eh, quindi. Internet eh, quindi, eh, beh, sì, assolutamente. assolutamente, assolutamente. assolutamente. E, e, e quindi diciamo che già lì una bella parte di costo eh, si toglie. Poi non amo, eh, anche perché il mio budget non me lo permette, ma comunque in generale andare in hotel lussuosi. Preferisco, se posso, eh, magari prendermi una stanza o un appartamento, insomma, o anche un hotel magari un po' più modesto, ma, ma in realtà anche un appartamento mi piace perché molto spesso questo tipo di alloggi eh, non sono nei, nei quartieri. Po' asettici, no? degli hotel, ma sono proprio nei quartieri abitati dai residenti ed è una parte del viaggio. Con tutte poter... ecco. avventure, mai? Per fortuna no. Per fortuna no. E <ride> per... c'è una, una cosa che mi incuriosisce: c'è qualcosa che dei tuoi viaggi nascondi ai tuoi lettori? C'è un... no. qualcosa che tralasci? Uh, no. Questo, no, questo credo di no perché eh, anche le cose che non mi sono piaciute perché può capitare eh, le, le racconto, le racconto volentieri oppure no, cerco no, non avrei motivo quindi, boh, quindi no, non lo faccio è anche vero che comunque lo sguardo è sempre soggettivo e quella che tu fai è sempre una mediazione quindi è ovvio che magari cose che a me piacciono a qualcuno non, non possono piacere eh, quindi questo questo spero che insomma che anche i lettori lo mettano in conto no? eh, dipende molto da, dallo stile di viaggio però no tendo a non, non avrei motivo di nascondere la domanda quella. banale è cosa e quanto hai scritto però siccome è banale viene, viene anticipata da una citazione che è <ride> che dice scrivere e viaggiare senza la seccatura dei bagagli <ride> e quindi que, raccontaci quante quante e quali cose hai scritto? Eh... Per i tuoi racconti di viaggio e guide. Io ho il mio blog che si chiama Ritagli di Viaggio. Eh, che, che è partito un po' così, appunto per, per caso, per scherzo, come archivio di ricordi perché mi, mi faceva piacere. Eh, e poi alla fine da cosa nasce cosa, com come si dice, quindi eh, ho cominciato a scrivere eh, delle guide di viaggio per Laudos Editore, che è una casa editrice di Udine, eh, che in particolare beh, è un editore insomma, molto giovane, appassionato anche lui di Est Europa. E quindi ci siamo trovati insomma in questa comune passione. Certo. Eh, e quindi un po', un po' per sfida, diciamo così, un po' Per è nata la prima guida che è quella dedicata a Sofia che è la capitale della Bulgaria e che è uscita due anni fa ma abbiamo già fatto l'aggiornamento l'anno scorso perché era andata esaurita e incredibilmente, tanto per rispondere a quello che mi dicevi prima è la prima guida in italiano dedicata alla capitale della Bulgaria questo significa che ancora nel 2016 nessuno considerava Sofia come una, una meta perché interessante perché la Bulgaria era sinonimo di povertà eh, Ma da, anche proprio da, di, da comunismo. Sì, per così e dire, quindi no? di nulla da, esatto. di nulla, nulla da vedere. Esatto. Invece nel, nel 2019, ad esempio, Plovdiv è capitale europea della cultura insieme alla nostra matera. Eh, per cui alla fine ecco, tu, tutto il mondo, tutto il mondo si capito. muove poi Bratislava Poi Bratislava è appena uscita esatto, sempre nella collana verso est della Odos, è uscita adesso a giugno, anche questa è una capitale un po' particolare, no? molto vicina a noi però insomma, la Slovacchia è uno stato antico ma giovanissimo, giovanissimo e quindi in mezzo poi a Praga e Budapest da una parte Vienna dall'altra, un po' sottovalutata a noi piacciono insomma, questi posti appunto, no? questa è la povertà no? in, sì. quel senso, lì, in quel senso del minimalismo no? Sì, sì, sì. Senti, ehm... E poi il libro di viaggio sulla Bosnia-Herzegovina, questo ho esatto. fatto però con la Govere eh, che, che è una casa editrice che fa ebook e print on demand. Eh, questa non è una guida in parte, insomma, ma, ma in realtà non lo è perché sono un po' i miei racconti di viaggio, sono stata cinque volte in Bosnia-Herzegovina. Eh, spero anche di ma poterci fermare hai parlato tornare. molto di Međugorje però ho visto perché non ci sono stata perché non ci sei stata perché ancora non ci sono stata dovevo andarci durante uno dei penultimi viaggi hai visto Mostar sicuramente e... che è una cosa straordinaria e poi vorrei sì andarci ma, non ci... ma infatti come ti ho Sarajevo come dici tu Sarajevo sicuramente e... ma anche Priador, ma anche Srebrenica insomma la Bosnia una... non lo so è un posto che mi ha colpito moltissimo fin da subito e... è una realtà molto complessa quindi Beh, i, Balcani, i Balcani le... sono una sono, realtà, sì. Assolutamente, assolutamente. E ovviamente no. la Bosnia dopo Dainov anche come testa. Per la serie Domande stupide, qual è la canzone che ti accompagna? cioè Si viaggiare e vabbè, ci siamo tutti. Ma c'è Pellù che dice per esempio no, eh, viaggiare insieme come un tango, un po' di asfalto e un po' di fango. <ride> A me piace molto la, la drum dei Litfiba. Eh, che è proprio un viaggio ed è una canzone comunque ehm, allegra. Comunque per me viaggiare è una cosa estremamente positiva che mi dà sempre allegria e quindi l'associo comunque a qualcosa eh, sempre di allegro, mai di, di, di nostalgico o, o di triste. Non ho comunque, devo dire, una canzone in particolare, poi mi diverto anche nei vari posti ad accendere la radio e sentire il muezzino. Va <ride> se bene, è è sentire qualcosa. il muezzino. Beh, invito al viaggio di, di Battiato, credo sia una cosa straordinaria, se non l'hai sentito e poi è butlerly, quindi non c'è non, non di che andiamo più a corto raggio eh, no, un'altra cosa prima, tu nei, nei, nei tuoi consigli nei tuoi suggerimenti, nelle tue osservazioni dici le dieci cose da vedere le dieci cose da fare, le 10 cose da mangiare le dieci cose da bere, non ancora ma ci arriveremo anche, certo. anche quella. ecco, come mai hai stilato, perché è una cosa che va molto quella, perché la, le classifiche sai che aiutano molto al top dei top cosa metti? Al top dei top di, dei, di... Delle dieci cose in genere che hai fatto. Uh, in assoluto, uh, che bella domanda, difficile ma bella. Beh, allora, ehm, non so se sono dieci, ma vado, vado così veramente. Sicuramente il Capodanno a Sarajevo non posso no, non citarlo. Eh, recentemente il giro nella giungla del, del Borneo eh, è anche qualcosa di entusiasmante. Eh, non posso non citare l'Australia e Uluru, il grande Ages Rock, la roccia. Rock, eh, yeah. Sì, è davvero, eh, è davvero insomma, un bello spettacolo naturale. E. Poi cosa posso dire? Eh, Istanbul è un altro luogo che mi è piaciuto tantissimo, è difficile trovare qualcosa in particolare perché essendo una città policentrica eh, davvero è una delle mie capitali preferite però ecco in assoluto. E, mh, il viaggio in Iran è qualcosa di spettacolare, l'incontro con la popolazione, con gli abitanti dell'Iran è un'altra cosa, sono tutti belli gli incontri con gli abitanti però devo dire che in Iran in particolare è uno dei motivi per andarci. Ho capito. Eh, una notte nel deserto del Vadiram in Giordania, nel, negli accampamenti dei beduini, è un'altra esperienza davvero, davvero Beh, molto Balcani. bella da fare. I Balcani, intanto, Beh, ci ho messo in casa. Il caporano lì. Sì, volevo, volevo cercare un po'. Cercare, per, per me, i Balcani sono tutti, son tutti bellissimi. E quindi, appena posso, anche solo un giro a Lubiana, eh, lo, 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 lo faccio estremamente volentieri perché è una città che, 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 amo, che amo veramente eh, tantissimo. La Bosnia, la, la Bulgaria, non posso, non posso non citarla perché Sofia, davvero ci sono ormai affezionata per questa cosa nata, nata per caso. Senti, è l'Ovest? Gli Stati Uniti? Il Sud America? Allora, l'Ovest devo dire che mi manca. Per tantissimi motivi. Eh, un po' devo dire che non, non ho tanto la mania degli Stati Uniti, anche se voglio ovviamente andare a vederli. Ma è un pregiudizio eh, questo? No, è. no, 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 no. no. no eh, è forse è così un, un inizio. È anche una questione economica, lo ammetto. Effettivamente andare in Asia è molto più economico che, che, che non ho, in Medio Oriente è molto più economico che andare a ovest. Eh, si trovano voli. In realtà poi appunto l'economicità è data soprattutto dal volo. Eh, adesso che ho il, il visto: Dell'Iran, magari aspetta un attimo prima di andare negli Stati Uniti per, per sì, questo forse motivo. Non devo neanche entrare, <ride> devo chiedere il visto invece eh, che devo ah, chiedere il visto. Il Sud America è un mio sogno incredibile. Devo ammettere che quello che finora mi ha frenato è davvero il costo dei voli che è parecchio alto. Dopo aver esaudito il sogno dell'Australia, il Perù, il Cile, l'Argentina, sicuramente sono posti che, po magia, che, po che vorrei... Un po' di magia, sì, che, un po' che, di magia. Che vorrei Senti, però cioè, tu fai turismo anche a corto raggio. Ho visto eh, una bellissima selezione sull'Istria, eh, dove non ce n'era 10, ma ce n'era 12 posti, mi pare. Da... Non ero riuscita a metterne solo 10. Eh, esattamente. <ride> Cos'è l'Istria per te? Allora, la terra rossa, l'olivo, il verde, sì. il mare, eccetera, eccetera, ma c'è qualcosa di più profondo oppure no? Allora, l'Istria è uno di quei posti in cui mi sento bene, nel senso che eh, mi rilassa, non lo so, mi sento a casa, ecco. E un... in effetti fino a qualche tempo fa. Tutto sommato, tutto, sommato, tutto sommato, sì. sommato. E quindi sarà probabilmente sì, per la bellezza naturale, ma anche proprio per l'atmosfera. Che secondo me si respira molto, molto tranquilla, molto rilassata, ma nello stesso tempo. Ehm... Mol, non riesco a trovare un aggettivo migliore di, di, di bella, però tutti i luoghi dai più piccoli ai più grandi sono, eh, hanno un'atmosfera davvero, davvero meravigliosa eh, e quindi si, si il mare. sarà che forse è una regione piccola do, dove, dove c'è un, un po' tutto, è vero questo si dice anche del Friuli sarà mh, però l'atteggiamento più informale che io trovo oltre confine è questo che a me piace molto il fatto okay. che ti senti a casa perché anche se sei uno sconosciuto Uh, puoi, puoi rilassarti e non preoccuparti uh, di dove devi andare a mangiare, devi andare a tanto un posto lo troverai. Sicuramente, mm, seguendo la tua filosofia però effettivamente sull'Istria uh, si ritrova, nel senso che hai, hai seguito molto l'entroterra, che poi è quello che ha uh, subito meno l'evoluzione normale del, del, di un'economia di mercato, insomma, quindi... Uh, Posticini molto interessanti, molto abbandonati, peraltro. E... Anche quelli sono quelli meno conosciuti. Esatto, no? esatto. Ho visto anche il mare, chiaramente. Mi, Beh, mi sono fatta anche la costa, ovviamente. Eh, però mi faceva piacere anche appunto andare a vedere cosa c'era. No, oltre il mare che ormai è frequentatissima, a volte insomma anche eh, fin anche tro tro ma, anche insomma, troppo, ma insomma, ci sta, ecco, è certo, talmente certo. bello che è comprensibile. Benissimo, <ride> Benissimo. abbiamo ancora pochi, eh, poco, poco tempo. E, eh, no e Arriviamo a Udine. Perché di Udine tu hai fatto la top 10, si dice così. <ride> delle osterie. Allora, non facciamo propaganda a nessuno, no. la reclama lasciamo stare. Ma qual è, il criterio e qual, è, qual è il criterio per trovare una, una buona osteria, una bella osteria, ma il mio, una vera osteria? Una vera osteria. Allora, una delle cose più belle di Udine secondo me sono proprio le osterie, ma non che non ce ne siano altre, in realtà è per mancanza di tempo che molte cose non le ho ancora scritte sul blog. Però molte persone, mi capita di avere ormai viaggiando, amici un po' ovunque e ovviamente li invito poi a scoprire il Friuli Udine. e Udine. E uno dei, dei problemi principali è dove andare a mangiare e quindi tanto valeva eh, dare, da, dare dei consigli. E, e il mio criterio è sempre soggettivo ovviamente, e in questo caso eh, sono delle osterie dove molto spesso no, non è che puoi anche pranzare o comunque do, dove, dove spizzi qualcosa, ci sono anche altri tipi di osterie, no? l'osteria è un termine che viene usato a udine anche per dei veri e propri ristoranti o comunque ristorantini, in questo caso è proprio il posto dell'aperitivo. Aperitivo rinforzato, anche sì, molto, sì, molto spesso, com com come certo, sappiamo noi, certo. e, e quindi un po' il criterio è stato questo: in realtà doveva essere ce n'è 10, ma doveva esserci una seconda parte no, perché poi ho visto poi... i commenti te ne hanno suggeriti altrettanti, e forse di più. Infatti, come quindi... io avevo chiesto, perché comunque anche, anche a casa tua spesso ci sono posti che non, che non conosci non... ancora. E quindi una delle cose però, che a me piace fare però, è tu sei recidiva, quella. perché nel, nel presentare la regione Friuli Venezia Giulia hai parlato del collio, e quindi, e quindi tutto torna direi. <ride> Non allora, abbiamo, sì. eh, abbiamo, abbiamo finito eh, allora. Ritagliidiviaggio.it più le guide di Bratislava, Bosnia, Sofia. Sofia, Bosnia e Zegovina. Ah, abbiamo dimenticato le fotografie perché c è, c è, hai un compagno che ti aiuta a fare no, anche delle cose. Fotografiche. Credo. Allora sì, e poi ho fatto una, una mostra con il fotografo locale che è di Gemona, eh, che è Alessandro Coccol con cui eh, ci siamo trovati, non ci conoscevamo, ci siamo trovati a Sebrenica il giorno del ventennale, e poi al ritorno abbiamo deciso di fare questa mostra eh, con le sue foto e i miei testi. Eh, che ha avuto una fortuna insperata, ha girato diversi luoghi d'Italia, adesso è stata a una Legge e da cui è nato insomma anche, anche il catalogo. Segno che i Balcani interessano, interessano ancora più persone di quelle che immaginavamo. Segno che Simonetta Rizzanutto sta facendo un buon lavoro. Grazie Simonetta, <ride> grazie alla prossima. Te, grazie a te.